Ciao, sono Silvia, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale YouTube. Se è la prima volta che sei qui e sei interessato ai temi della ricerca del lavoro, di come scrivere un curriculum efficace e come superare il tuo prossimo colloquio di selezione, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornato sui prossimi contenuti inediti. Questo video lo voglio dedicare a Giorgio, che segue il mio canale YouTube e mi segue anche su LinkedIn. L'altra volta stavamo conversando, c'è stato uno scambio di messaggi tra me e Giorgio, il quale mi faceva notare che tra i tantissimi video presenti sul mio canale, oltre 120, effettivamente manca un video in cui parlo esclusivamente di come redigere la sezione informazioni o sommario del proprio profilo LinkedIn. Quindi ringrazio Giorgio per questo suggerimento, effettivamente mi era sfuggito, e oggi parliamo proprio di come strutturare il sommario del tuo profilo LinkedIn. Ti lascio in descrizione i link di alcuni video in cui affrontavo le varie sezioni che non devono assolutamente mancare per avere un profilo LinkedIn efficace e anche i video in cui ti spiego come funziona poi la piattaforma, perché non è sufficiente avere un buon profilo se poi si rimane inattivi su questo motore di ricerca. Detto questo, a che cosa serve in modo più specifico la sezione informazioni o il sommario del profilo LinkedIn? Serve a far capire alle persone che visitano il tuo profilo che, nel caso tu sia un libero professionista, serve a far capire che tu sei effettivamente la persona che può aiutare il cliente a soddisfare un determinato bisogno, una determinata necessità. Nel caso invece tu sia un candidato alla ricerca di lavoro, serve al recruiter, al hunter o all'azienda che atterra sul tuo profilo a capire quelle che sono le tue competenze e qualcosa anche a livello della tua personalità. Quindi è fondamentale questa sezione perché è tra le più lette, diciamo, di tutto quello che si trova all'interno di un profilo LinkedIn. Quindi bisogna saperla sviluppare e saperla, bisogna saperla sviluppare e saperla sviluppare al meglio. Ti faccio un esempio concreto, come sempre, quindi partiamo dal mio profilo LinkedIn, partiamo dal mio sommario, dalle informazioni che io ho inserito sul mio profilo per capire come redare un profilo LinkedIn che possa essere chiaro ed efficace. Siamo sul mio profilo LinkedIn, premetto che la mia sezione informazioni, il mio sommario l'ho scritto e riscritto più volte perché c'è sempre qualcosa che non mi convinceva e sono arrivata a quella che da un paio di mesi a questa parte potrebbe essere definita, uso il condizionale, la versione definitiva del mio sommario. Allora, innanzitutto, quanti caratteri si possono utilizzare? Io consiglio di utilizzarli tutti, si possono utilizzare fino a 2600 caratteri e il consiglio è di utilizzarli tutti o comunque in buona parte. Come funziona la sezione informazioni? Allora, da parte di chi atterra sul tuo profilo LinkedIn sono fondamentali le prime 3 righe. Quindi è fondamentale, utilizzando la tecnica della piramide rovesciata, di cui ti ho parlato un paio di settimane fa, è fondamentale mettere in primo piano quelle che sono le informazioni più importanti, cioè le informazioni che la persona deve assolutamente leggere una volta che arriva sul nostro profilo. Io sono una libera professionista, ovviamente, la cosa che deve essere chiara è che cosa faccio. Qual è il mio valore aggiunto? Che cosa mi contraddistingue dagli altri consulenti di carriera? Quindi chi sceglie di affidarsi a me trova una professionista a cui delegare in esclusiva la ricerca attiva di lavoro. Di fatto sostituisco il candidato nella ricerca degli annunci, ottimizzando e inviando io stessa il curriculum personalizzato e infine pianifico sessioni di training per preparare al meglio il colloquio. In 3 righe io ho detto praticamente, ho riassunto tutta quella che è la mia attività professionale, ma soffermiamoci un attimo anche sulla scelta delle parole, perché scrivere una sezione informazioni che sia chiara ed efficace presume anche la scelta delle parole. Innanzitutto, chi mi contatta deve scegliermi.
Perché io sono consapevole di avere tanta concorrenza, quindi chi decide di contattare Silvia e successivamente di proseguire nella consulenza per quanto riguarda la ricerca del lavoro, sceglie cosa? Di affidarsi a me. Affidarsi presuppone non un affiancamento, ma un passaggio in più, un fare qualcosa in più diverso rispetto a quello che fanno gli altri consulenti, no? Quando ti affidi a qualcuno, quando ti affidi al medico, io adesso non ho queste grandissime pretese sociali, ma quando tu ti affidi al medico, stai affidando la tua vita nelle mani di un professionista che apprezzi, ok? La stessa cosa dovrebbe succedere quando decidi di contattarmi per quanto riguarda la ricerca del lavoro, che viene delegata perché poi anche qui te lo spiego, c'è un vero e proprio contratto che si firma tra il candidato e il lavoro che meriti, quindi si parla di delega perché è documentato e scritto, in esclusiva, quindi lo faccio soltanto io, non lo fai più tu candidato, così riacquisti la tua vita, e poi c'è tutta una questione anche sociologica dietro la scelta di sostituire il candidato. Ok, in esclusiva, quindi lo faccio soltanto io, quindi non possono farli altri professionisti. La ricerca attiva di lavoro. Attenzione, perché un po' di tempo fa feci anche un video in cui ti spiegavo la differenza tra ricerca attiva e ricerca passiva. Io non mi occupo di quest'ultima. Quindi, da queste prime tre righe, la persona che legge, il candidato che legge queste tre righe iniziali, capisce uno che cosa faccio, due che cosa mi contraddistingue da tutti gli altri consulenti, perché nessuno ti sostituisce, questo posso dirlo in modo anche abbastanza orgoglioso, nessuno sostituisce il candidato nella ricerca del lavoro se non il lavoro che meriti, appunto, quindi la sottoscritta. E tre, capisci anche se sei la persona giusta per me, perché io mi occupo di ricerca attiva, quindi vuol dire che tu devi essere disoccupato. Se tu invece stai lavorando e nel frattempo dai sporadicamente un occhio agli annunci di lavoro, ma non hai tempo di occuparti della ricerca perché appunto sei occupato sul mercato del lavoro, io non faccio ricerca passiva, quindi io non ti posso aiutare perché quella fa parte della ricerca passiva, che è un'altra cosa. Quindi il primo aspetto, quando ti troverai a scrivere la tua sezione informazioni, è di giocare molto bene con le prime tre righe, perché deve essere assolutamente chiaro quello che fai, chi sei, la tua professione, le tue competenze e nel caso in cui tu fossi un libero professionista, qual è il vantaggio o il metodo magari che utilizzi o il vantaggio, il beneficio che il cliente può trarre dalla tua collaborazione? Ovviamente lo scopo è quello di non fermarsi alle prime tre righe, perché secondo l'algoritmo è importante che la persona clicchi su visualizza altro. Allora, io tendenzialmente tutti i profili LinkedIn che faccio, anche per i candidati, sono solito da suddividerli in paragrafi. Sono molto schematica io anche nei miei lavori, quindi cerco sempre di esserlo anche quando il candidato mi contatta per riscrivere il profilo LinkedIn. Quindi la suddivisione in paragrafi aiuta anche a fare un po' di ordine, anche a livello di gerarchia, no? Delle informazioni. Quindi la prima cosa che la persona vuole sapere, una volta capito quello che può essere il vantaggio, il beneficio, vuole sapere chi sei. Questo vale anche se sei candidato, cioè chi sei. Nel mio caso sono innanzitutto un'ex candidata che ha ricevuto tante porte in faccia, che ha scritto tanti CV e che a volte andava a fare i colloqui e tornava a casa piangendo perché il colloquio non era andato benissimo, quindi non sono la perfezione come quella che si vuole vendere sui social, ma sono una ex candidata proprio come te che faceva i tuoi stessi errori. Li ho imparati e ti voglio aiutare. Aiutare a riscoprire quello che è il tuo valore aggiunto, quello che può fare la differenza nella ricerca del lavoro. Sono anche una formatrice perché mi occupo anche di formazione mi occupo anche di orientamento professionale, cambio carriera, cambio sviluppo carriera o riqualificazione professionale. Anche queste informazioni servono a far capire alla persona se io possa essere o meno, la figura professionale adatta per aiutarlo o meno. Come posso aiutarti nella ricerca del lavoro?
quindi banalmente ti sostituisco nella ricerca, quindi faccio tutto quello che dovresti fare tu in via esclusiva, lo faccio io fino alla preparazione al colloquio. Perché affidarti a me? Banalmente perché il 95% dei casi il tuo curriculum finisce dentro ad un sistema robotico che si chiama ATS, io l'ATS ce l'ho installato sul PC, quindi per me è molto più facile scrivere curriculum che passino questi filtri e comunicare direttamente con le aziende. Poi adesso non voglio parlare del mio metodo perché capirei anche tu all'ascolto che c'è anche la concorrenza a volte che viene ad ascoltare i miei video, quindi non voglio scendere troppo nei particolari. E non per ultimo, chi è il mio cliente ideale? Cioè io non posso lavorare con tutti, ovviamente, quindi fare un po' una segmentazione di mercato, cercare di capire a chi effettivamente posso donare il mio aiuto. Quindi mi sono dato un limite a livello di età e mi sono dato un limite anche a livello di esperienza del candidato. Troppo giovane non va bene perché i giovani di solito vengono inseriti sul mercato del lavoro attraverso l'attivazione di stage o tirocini, ma il lavoro che meriti non è un'agenzia, non è un'agenzia innanzitutto e non è un'agenzia accreditata per i servizi al lavoro, quindi non posso attivare tirocini. Quindi è inutile che vieni da me per la ricerca del lavoro. Puoi venire per sistemare i tuoi strumenti di candidatura, CV, lettere, profilo LinkedIn, ma per la ricerca di lavoro non sei il mio cliente ideale. Se hai un'età superiore a 45 anni, non ti posso aiutare perché la ricerca del lavoro non si fa uguale per tutte le fasce di età. E quindi, arrivata ad un certo limite, funziona più la figura dell'headhunter, ad esempio, di chi fa la ricerca passiva, funziona di più il passaparola, il networking, competenze che io ho sviluppato su me stessa, ma non abbastanza per poterti essere d'aiuto. Non c'è niente di male a dire io questa cosa non posso farla, anzi, è molto apprezzata dai candidati, e no profili executive, non mi occupo quindi di manager, dirigenti, eccetera, eccetera. Concludere la propria sezione informazioni, quindi sommario, scrivendo nuovamente quelli che sono i contatti, quindi la mail, in questo caso la mail professionale, il lavoro che meriti, @gmail.com, oppure semplicemente un messaggio privato qui su LinkedIn, oppure un SMS al WhatsApp Business e il mio numero di WhatsApp. Questo è il sommario che, ripeto, dovrebbe in linea teorica essere quello definitivo per il 2022, ma chi può dirlo? La stessa linea editoriale, potremmo definirla così, io la rispetto anche nel caso di profili di clienti, quindi di candidati, diciamo, che cercano lavoro. Il mio è un esempio che può andare bene ai titolari di partita IVA. Per il candidato in cerca di lavoro voglio condividerti il profilo LinkedIn di Leandro,